SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand di Molino Dalla Giovanna, uno dei più grandi molini italiani, e siamo in compagnia di Sabrina Dalla Giovanna, la responsabile commerciale e marketing dell'azienda. Ciao Sabrina e bentornata. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. E naturalmente non può mancare la presenza del maestro Iginio Massari, che ancora una volta si rinnova qui allo stand di Molino Dalla Giovanna con la presentazione del Meat Massari. Buongiorno maestro. Buongiorno a tutti. Oggi intanto cosa andiamo a presentare qui allo stand? Qual è la novità di Molino Dalla Giovanna a SIGEP 2024? E a parte poi il maestro racconterà quello che sarà la novità del Meat Massari, che va all'estero per ben due tappe, noi presenteremo dei prodotti nuovi che fanno parte della linea Oniqua che cambia di formato, quindi si aggiunge anche il formato da 10 kg, ma anche due prodotti nuovi, Oniqua Magenta e Oniqua Arancio, due nuove farine tipo 2 versatili che si possono utilizzare in tutto quello che è il mondo dell'arte bianca, quindi dalla panificazione alla pasticceria alla pizza, tipo 2, quindi con dentro qualche particella in più del chicco di grano, quindi ancora più gusto, e Magenta è quella più forte, quindi per impastare la possiamo utilizzare per il panettone, mentre l'arancia, quella più debole, possiamo utilizzare per fare una frolla, un pan di Spagna, un plum cake. Le grandi specialità utilizzate per realizzare proprio dei gran bei prodotti in pasticceria, oggi ancora una volta protagonisti non solo allo stand di Molino Dalla Giovanna, ma anche e soprattutto nell'ambito del Meat Massari. Beh, dobbiamo capire che il grande attore che viene a che si presenterà nel prossimo futuro, come si è sempre fatto, è sempre la farina. Questo grande attore, la farina del Molino Dalla Giovanna, ha delle peculiarità che altre farine non hanno. Tutti la stanno cercando di rincorrere per acchiappare queste grandi abilità, perché la farina della Giovanna è come un abito su misura, haute couture, e ogni prodotto c'è una farina speciale per far risultare la bontà che ci sono nelle scoperte della molinatura. Io direi che sono delle esperienze da fare, perché arricchiscono non solo chi partecipa, ma arricchisce il mondo intero della grande qualità che il Molino Dalla Giovanna sa regalare ai loro clienti. Maestro, quest'anno riparte il Meat Massari, quali saranno le tappe previste? La prima è il 10 marzo, identità golose. Massari si presenterà in veste un po' diverse, la trasgressione, e io quando faccio trasgressione la faccio al 100%, perciò andrò nel mondo del pane con delle proposte un po' diverse, ma molto tecniche, dove la farina mi garantirà la riuscita di questo prodotto. Presenterò il pane della domenica, nel senso che dà un tocco di eleganza alla conservazione di questo pane, ci regalerà più giorni di freschezza. E poi nel primo pomeriggio, perché no, i miei colleghi pizzaioli che fanno il panettone, io lo combatterò e farò la pizza. Ecco. Farò la pizza al padellino e un'altra pizza un po' particolare. Come si dice a Napoli, capumarola in coppa. Sì, è la pumarola in coppa, ma non solo, anche la mozzarella. E allora io, prima di lasciarvi a questo punto, Sabrina, devo farla la domanda al maestro, devo farla. In oltre 60 anni di carriera, lei avrà lavorato davvero a qualunque tipologia di dolce. D'altra parte, lei è fautore della massima: il dolce non solo deve essere buono, ma anche
bello, elegante e coinvolgente, ma il suo dolce preferito al palato, qual è? Ma il mio dolce preferito al palato ce n'è più di uno, le dico i due più importanti. Il primo è il panettone, che lo ho destagionalizzato nel 1975 e ritengo per le sue qualità, allora la tecnologia che c'è adesso nelle farine e tutto il resto non c'era, e poi è subentrato anche un altro mondo di proposte. E poi c'è il dolce dei sentimenti, cioè la mille sfoglia con la crema bavarese che faceva mia madre. Quella imbattibile è ancora la mia concorrente, benché 20 anni che è morta. Maestro, grazie per la disponibilità. Avrei ancora tante domande da andare a fare. Lo faremo prossimamente in qualche special, anche magari a distanza. Grazie maestro. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Grazie Sabrina. Ciao, grazie a tutti. Noi continuiamo, lasciamo loro all'inizio di questa presentazione del nuovo Meet Massari e alla demo che faranno tra pochissimi istanti proprio alle nostre spalle allo stand di Molino Dalla Giovanna qui a SIGEP 2024.